consigliere Baroni. Sì, grazie Presidente. Ecco, la definizione di servizi pubblici locali è contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. E così dice: i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Bisognerebbe fare un discorso parlando di enti locali, di mercato, di concorrenza, di affidamento in gara. Una volta il servizio pubblico cercava di dare servizi essenziali ai cittadini a prezzi minori di quelli del mercato privato e comunque vantaggiosi per i cittadini. Ma questo punto di vista è chiaro che molte ex municipalizzate lavoravano in perdita, essendo diventate società per azioni, quindi private, devono avere per statuto l'obbligo minimo del pareggio di bilancio. Di conseguenza non fanno più l'interesse del cittadino, ma quello dell'azionista, che è in tutto e in parte l'ente pubblico stesso. La tutela della concorrenza ha fatto esprimere la Corte Costituzionale per l'incostituzionalità della lettera B, comma quinto, dell'articolo 113 della legge 267 del 2000 sulle società miste, nelle quali il socio privato deve necessariamente essere scelto attraverso la procedura dell'evidenza pubblica, ben diversa invece quella prevista dalla lettera C dello stesso comma. Si tratta infatti del modello in-house, nel senso che la pubblica amministrazione, per produrre beni e servizi, non si rivolge all'esterno, ma si avvale di una società di società costituite per lo scopo fissato. Ante appunto è una da tipologia di questo tipo, cioè dovrà gestire per i comuni queste vari servizi che vanno dal verde pubblico, lotta parassitaria, manutenzione delle strade ed eccetera. In tal caso, in deroga alla procedura dell'evidenza pubblica, l'affidamento del servizio pubblico locale è gestito direttamente dalla società, che risponde integralmente all'ente stesso, e qui c'è la gestione diretta dell'ente pubblico. La Corte di Giustizia, e qui vorrei smentire il consigliere Arlotti, no? Che magari l'interpretazione secondo me avviene in altro modo, che è stata chiara nel ritenere che l'affidamento diretto costituisce un'eccezione alle regole generali della concorrenza. Questo è quello che effettivamente ha sempre sostenuto la Corte di Giustizia in tutte le sentenze che prima venivano citate. Quindi un'eccezione alle regole generali, appunto a quei requisiti di quell'articolo che dicevamo prima. Quindi devono essere interpretati restrittivamente e la loro effettiva sussistenza deve essere dimostrata in concreto da chi intende avvalersi. Io credo che la privatizzazione vera delle società partecipate deve venire attraverso un vero bando di gara, attraverso il quale un comune possa dare appalti ad aziende private competitive, controllando il loro operato attraverso la dirigenza e i funzionari pubblici interni. Questa è l'unica strada trasparenza e che creerebbe le condizioni per un mercato libero, regolato e concorrenziale. Dare in appalto lavori ad una società la quale è controllata da una holding, la quale è controllata direttamente o integralmente dal comune stesso, non fa altro che falsare il valore stesso di libero mercato ed è un aggiramento legalizzato delle regole di mercato. La società Antea si appresta a gestire direttamente, attraverso i soliti appalti privatistici, dato alle varie cooperative sociali di cui abbiamo detto qual è l'importanza, no? E non occuparsi direttamente della maggior parte di questi servizi che andrà direttamente a gestire. Quindi abbiamo lasciato ERA per ritrovarci con una nuova scatola vuota, che di certo avrà soltanto un nuovo amministratore unico, un nuovo consiglio di amministrazione, no? Quindi probabilmente la maggior parte dei dipendenti saranno dipendenti, no, negli uffici, perché poi alla fine dovremo anche gestire in qualche modo, no, gli uffici, la gestione degli uffici stessi, un nuovo carrozzone. Quindi io chiedo che i costi per l'abbattimento della politica in questa strada sicuramente non vanno in una direzione giusta o di quella che in questi ultimi anni si apprestavano i vari governi a gestire. Il comune di Rimini
aveva praticamente svenduto Anil e Amia a Era, esternalizzando chiaramente ad una società lontana che era Bologna, che chiaramente diveniva difficile gestire i servizi da Bologna a Rimini. Questo era quindi la manutenzione delle strade, no? Poi per una città turistica come la nostra, avere una gestione così lontana, di società così lontane per la gestione di questo tipologia di servizi, per noi era sicuramente un boomer. Noi abbiamo la necessità e il bisogno, così come lo stesso comune di Riccione fece la scelta all'epoca per non entrare in Era, cioè si tenne la gestione del verde e la gestione della manutenzione delle strade, che è fondamentale per una città a livello turistico. Invece noi chiaramente chiamare, il cittadino si ritroverà a chiamare il classico call center, chissà in quale parte d'Italia, no, risponderà chissà chi, e le distanze, no, saranno probabilmente sempre le stesse, perché poi la stessa società che andremo a creare avrà la gestione del call center, cioè tutte problematiche che adesso ci ritroveremo accollate noi in modo diretto. Quindi ho fatto l'esempio del comune di Riccione che ha GEAT, diciamo la verità, no? è una società attenta a Riccione. Se c'è una radice in mezzo alla strada, no, GEAT interviene subito. Questa è stata un po' la differenza tra perché Riccione fece questa scelta rispetto a noi. Questo affare, in pratica, io non vorrei esagerare, ma non credo di esagerare, lo vedo un po' come, no, la storia della classica bad company, no, che dovrà gestire praticamente i debiti, no? E dovremo gestire i debiti, perché questo è quello che faremo. Dove? Era non ci rimette nulla, e nel comune di Rimini si ritrova con il fardello del debito da gestire di Antea. Abbiamo visto anche, no, quando il consigliere Renzi ha effettivamente evidenziato quali sono poi le problematiche di questa società e i debiti di questa società che noi andremo direttamente a gestire. Era si è tenuto i settori remunerativi e ci ha restituito tutti i settori in perdita. Questo, se vogliamo fare un discorso molto grossolano, ma è questo quello che sta avvenendo. Ci accoleremo un carrozzone con 79 dipendenti, perché poi i dipendenti vanno pagati, questo è la verità. Quindi Era si è liberata di 79 dipendenti, no, di debiti e dei costi e di tutti i problemi vari. Ecco, io allora la mia domanda sorge obiettivamente anche in modo spontaneo, ripeto, avere una società che si possa controllare direttamente come se questa fosse parte integrante dell'ente comunale è cosa che tutti, no, vorremmo, è quella la strada maestra da poter scegliere, ma non è questo caso. Allora la mia domanda è: perché non abbiamo deciso di costituire una società ex novo? Perché i comuni di Rimini, Sant'Arcangelo, Braccio, quindi l'area nord che si vuole tanto costituire, non hanno deciso di partire da zero? No? Probabilmente almeno ci ritroveravamo senza l'accollo dei debiti e di tutto il resto. Cioè queste sono le scelte effettivamente da fare. Io dico che siamo, ripeto, molto lontani, perché da quegli attacchi iniziali, no, che facevamo alla scelta di entrare in Era, quindi di questa lontananza, dei servizi gestiti male, no, ci ritroviamo a creare una piccola Era qui in casa nostra, ma non so come, e mi auguro che riusciremo poi di fatto a gestire, perché se è semplice, cioè, non si capisce se dovrà essere anche un semplice regolatore, cioè di gestione di tutte le cooperative sociali che poi dovranno di fatti, no, sostenere e controllare i servizi che verranno erogati dalle varie cooperative sociali. Cioè, voglio dire, chi controllerà Antea di fatto? Cioè, io questo ho molti dubbi su come questa partita è stata di fatti portata avanti dal comune stesso. Grazie consigliere Barone, la parola al consigliere Casalbuoni.